sarà un altro ospite a farci compagnia, Angelo De Marcellis, presidente del CSI Teramo. Benvenuto Angelo. Eccoci qui, ti puoi accomodare, saluti comunque i nostri ospiti. Posso offrire anche a te, Angelo, una chiacchiera? Grazie. L'abbiamo fatta con tutti questa cosa, quindi proseguo il giro. E Anna, così sarà veramente assessore, prenda. Ha già fatto per questo. Approfitta, ci mancherebbe. Prego, ha paura dello zucchero a velo. Sul blu, va bene. Allora, come potete vedere anche da casa, sono diminuite in maniera vistosa le chiacchiere presenti su questo vassoio, perché un po' tutti, devo dire, siamo andati a degustarle. Quindi, assodata questa questione, Angelo De Marcellis, presidente provinciale del CSI Teramo, se vuole può accomodarsi anche la segretaria del CSI, che può raggiungermi, così insieme cercheremo di farla parlare anche lei di queste tante iniziative che sono in procinto in questo momento per quanto riguarda il CSI. Prego, accomodati pure, buonasera, benvenuta. Allora, con il mio microfono avrai modo, insomma, di poter partecipare a questa chiacchierata. Dunque, Angelo, intanto tra due giorni ci sarà un momento molto importante, vero? Sì, abbiamo l'assemblea elettiva dove verranno rinnovati tutti i dirigenti dell'associazione, dal presidente ai consiglieri provinciali, compresi i revisori dei conti, quindi sarà un momento che per il CSE è fondamentale, perché in qualche modo si programmerà il futuro, quindi il rinnovamento è sempre un'occasione importante per costruire dei programmi nuovi, per innanzitutto andare a valutare ciò che è stato fatto e quindi andare ad analizzare ciò che è di buono e ciò che di meno buono è stato fatto, quindi una valutazione che porterà poi anche a stilare un programma, delle linee programmatiche che saranno poi il futuro, i prossimi 4 anni del CSI. La speranza, ecco, che possa essere anche un momento di condivisione, anche perché nell'assemblea che si terrà alle 18 di venerdì alla Sala San Carlo del Museo Archeologico sono invitati, oltre ai dirigenti delle associazioni sportive, delle oltre 120 associazioni sportive affiliate al CSI Teramo, anche i cittadini, in quanto abbiamo organizzato un momento di condivisione culturale sull'etica sportiva, dove saranno presenti Don Alessio Albertini, che è il fratello del calciatore ex del Milan, ma attuale vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, e con il quale svilupperemo appunto il concetto di etica sportiva a partire dai principi che Giovanni Paolo II aveva in qualche modo enunciato durante il suo pontificato. Avremo anche altri ospiti importanti, tra i quali cito solo Gianfranco Mazzoni, telecronista Rai. Insomma, sarà un'occasione proprio per vivere insieme alla cittadinanza un momento che per la nostra associazione è importante, che perché, insomma, se in questi 4 anni abbiamo raggiunto circa 6.000 associati, credo che con una buona ripartenza si possa dare un nuovo impulso all'attività e quindi crescere ancora per coinvolgere sempre un numero maggiore di persone nell'attività sportiva, quindi a beneficio di tutti i cittadini. Benissimo. Alessandra Danese, segretaria dunque del CSI, ricordiamo tra l'altro che nel libro che ha tra le mani Angelo, attuale presidente, sono anche raccolti questi 4 anni del CSI, che probabilmente vedranno tanti altri anni sempre con la presidenza di Angelo De Marcellis, insomma, perché a quanto pare sembrerebbe che lo sa fare il presidente. Assolutamente sì, sono stati 4 anni di crescita continua, l'obiettivo è quello di migliorarci ancora, ci auguriamo di poterlo fare insieme a lui sicuramente, insomma, perché ha messo su un team, una squadra di lavoro che va d'accordo, è coordinata, comunica bene, quindi insomma si lavora veramente bene. L'obiettivo appunto è quello di mirare sempre al miglioramento continuo e speriamo di riuscirci nel prossimo quadriennio, insomma. Speriamo, e poi, speriamo bene, certo, sicuramente, anzi, certo. Perché in effetti il CSI, diciamo la verità, è cresciuto molto in questi anni, insomma, da quando c'è Angelo che veramente dedica a questa associazione anima e corpo. Vedo tra l'altro che l'assessore legge con interesse
Sfoglia con interesse questo libro, insomma la città di Teramo dovrebbe andare fiera di tutte le attività che il CSI organizza, perché sono veramente una fucina di idee e partecipano sempre volentieri anche a tutte le iniziative teramane. Verissimo, complimenti. Bene, quindi Angelo De Marcellis molto probabilmente sarà, diciamo anzi al 100%, dai. Ma io innanzitutto approfitto e colgo l'occasione per ringraziare tutte quelle persone che in questi anni hanno supportato la nostra attività, un largo numero di dirigenti, circa 40 persone tra dirigenti e operatori, oltre 30 arbitri che permettono quotidianamente un'attività che sul territorio è davvero intensa. Al momento diciamo che vengono realizzate circa 1500 partite all'anno tra calcio, pallavolo, calcio a 5, pallacanestro, sci alpino, insomma una serie di attività che se non fosse per il grande impegno dei dirigenti del comitato innanzitutto, ma soprattutto dei dirigenti delle società sportive che sul territorio poi riescono a coinvolgere tantissime persone nell'ambito di quartieri, paesi, città, insomma riescono a fare grandi cose con spesso senza risorse, quindi sicuramente il grosso merito è loro che sono alla base del movimento sportivo, cioè i dirigenti sportivi in un periodo dove oramai insomma la gente tende a non prendere più responsabilità perché insomma si va incontro a 10.000 rischi, sul territorio abbiamo oltre 200 persone che ben capillarizzate sul territorio prendono quotidianamente un impegno per consentire ad altri giovani, meno giovani, di fare attività sportiva, con le conseguenze che poi si hanno sulla salute, sulla socialità, su tutto un discorso che non è legato di per sé all'attività sportiva in senso stretto, ma è tutto ciò che l'attività sportiva consente. Quindi fare attività sportiva fa assolutamente bene. E questo lo sappiamo bene, tra l'altro qui alla Gammarana, anche per riallacciarci al Presidente Marcozzi, se ne fa tanta di attività fisica. Angelo De Marcellis è uno di quelli che corre, ma anche l'assessore Agostinelli è abbastanza in forma, nel senso che comunque si dà da fare, ecco, si tiene in attività. Sempre, da sempre. Sempre, da sempre. Allora, simpaticamente, il tempo devo dire è volato, sì. Ma siamo arrivati al termine di questa puntata, mi dispiace sinceramente, perché davvero siamo stati bene quest'oggi, come del resto anche nelle altre puntate. Quindi io ringrazio di cuore Angelo De Marcellis, in bocca al lupo per questa nuova nomina, ci saranno tra l'altro tante altre attività e ti invito sin da adesso a venirne a parlare, anche col supporto di immagini, foto, riprese televisive e quant'altro, perché insomma quando poi i giovani si danno da fare, noi siamo sempre orgogliosi e bisogna dargli importanza, la giusta importanza. Grazie anche ad Alessandra Danese, grazie all'assessore ovviamente, grazie a te, Giacomo Agostinelli, al comandante della Polizia Municipale Franco Zaina e al presidente, grazie, in doppia carica, Alfonso Marcozzi. Dunque, ci ritroveremo con voi sicuramente in tante altre occasioni. Grazie ancora, grazie a voi a casa soprattutto per averci seguito anche quest'oggi. Vi lascio all'informazione di Teleponte in diretta, edizione flash delle 17.30, poi questa sera dalle 21 la partita del Teramo Calcio contro il Real Rimini, ricordiamo risultato 6-0, e poi non perdete Fino a prova contraria con Roberto Almonti, come sempre alle 23, e ovviamente l'informazione di Teleponte torna alle 19.15 e alle 22.30. Grazie ancora, arrivederci e buon proseguimento di giornata.